Buonasera e ben ritrovati al TG 2000. È una sfida difficile, ma ce la potete fare. Il Papa, durante l'udienza generale del mercoledì, ha incoraggiato così i papà e le mamme a perseverare nel ruolo educativo fondamentale del crescere i figli nonostante le difficoltà. E ai genitori che hanno vissuto il dramma della separazione, Francesco dice: non usate mai, mai i figli come ostaggi. Ma sentiamo da Piazza San Pietro Cristiana Caricato. Buonasera Cristiana. Sì, buonasera da Piazza San Pietro. I genitori non si devono autoescludere o autoesiliare dall'educazione dei figli. Questo è l'appello fatto oggi da Papa Francesco nell'udienza del mercoledì dedicata proprio alla famiglia e all'educazione dei figli. Punto di ispirazione la lettera di San Paolo, dove l'Apostolo invita i figli a obbedire in tutto ai genitori, ma anche i genitori a non esasperare i figli. Quindi il Papa ha parlato di questo ruolo educativo di cui si devono riappropriare i genitori purtroppo spesso sequestrati dal lavoro e quindi incapaci di intessere relazioni fruttuose, generative con i figli. E poi ancora, come hai detto tu Letizia, il Papa ha parlato invece delle famiglie ferite, dei genitori separati che non devono mai in alcun modo rendere figli ostaggi di una relazione finita. E allora sentiamo tutto ciò che il Papa ha detto in questa catechesi così concreta e così decisamente interessante nel servizio di Pierluigi Vito. La vita non si fa in laboratorio, si fa nella realtà. E la realtà che vivono oggi le famiglie è complessa e carica di ansie. Da queste Francesco parte nella sua catechesi, a iniziare dalla situazione che vivono le coppie separate. E tante volte il figlio è preso come ostaggio. Il papà gli parla male della mamma e la mamma gli parla male del papà e si fa tanto male. Voi siete separati per tante difficoltà emotive. La vita vi ha dato questa prova. Ma che i figli non siano quelli che portino il peso di questa separazione. È molto difficile, ma potete farlo. C'è poi la questione del conciliare lavoro e affetti. È difficile educare per i genitori che vedono i figli solo la sera quando ritornano a casa stanchi di lavorare. Quelli che hanno la fortuna di avere lavoro. Molti genitori sono sequestrati dal lavoro e da altre preoccupazioni e si trovano come paralizzati dal timore di sbagliare. La ricetta migliore, suggerisce Francesco, è quella dell'amore, della tenerezza e della pazienza. Questa è una regola sapiente. Non comandare in una maniera brutta, per non scoraggiare i figli. I figli devono crescere senza scoraggiarsi, passo a passo. Ambito critico è la scuola, dove padri e madri delegano ai cosiddetti esperti il proprio ruolo educativo e dove, a differenza del passato, i rapporti tra genitori e insegnanti sono sempre più segnati da tensioni e sfiducia reciproca. E qui c'è spazio per un aneddoto personale di quando il piccolo Bergoglio, in quarta elementare, rispose male a una maestra che fece venire a scuola mamma Regina. E mia mamma, davanti alla maestra, mi ha spiegato che quello che io ho fatto era una cosa brutta che non si doveva fare, ma con tanta dolcezza l'ha fatta la mamma e mi ha chiesto di chiedere perdono davanti a lei, alla maestra. Io l'ho fatto e poi sono rimasto contento perché è finita bene la storia. Ma quello era il primo capitolo. Quando sono tornato a casa, incominciò il secondo capitolo. Immaginatevi voi, oggi la maestra fa una cosa del genere, il giorno dopo ho due genitori, uno dei due, a rimproverare la maestra.
E Papa Francesco, al termine dell'udienza, ha parlato anche dell'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana, che per la veglia di Pentecoste, sabato 23, ha chiesto a tutte le diocesi, non solo in Italia ma anche in Europa, di ricordare i fratelli e le sorelle profughi, esiliati o uccisi per il solo fatto di essere cristiani. Sono i martiri che Papa Francesco ricorda spesso, soprattutto negli ultimi mesi. In questo senso ha chiesto una preghiera perché cresca la consapevolezza che la libertà religiosa è un diritto umano inalienabile e aumenti la sensibilizzazione sul dramma dei cristiani perseguitati nel nostro tempo. Ecco, il Papa ha chiesto che si ponga fine a questo inaccettabile crimine. Ricordiamo appunto che in tutte le chiese italiane il 23 sera si pregherà proprio per i cristiani perseguitati. E con questo è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie Cristiana Caricato. Adesso parliamo di scuola perché la Camera ha detto sì alla riforma che adesso passa al Senato. Con Augusto Contelmi vediamo allora quali sono le novità introdotte da un provvedimento che ha incontrato e continua ad incontrare una forte resistenza sia in Parlamento che nel mondo della scuola. Vediamo. Sul disegno di legge numero 2994A. Si conclude alla Camera con la vittoria del governo il primo round della riforma della scuola, ma sono diverse le novità rispetto al progetto iniziale. Dopo una mediazione all'interno del Partito Democratico, è stato stralciato l'articolo che prevedeva il 5 per 1000 da destinare alla scuola, mediazione che tuttavia non ha impedito alla minoranza PD di lasciare l'aula della Camera nel momento del voto. Via libera invece alla card elettronica annuale da 500 euro che gli insegnanti potranno usare per la formazione. Il governo inoltre stanzia 200 milioni di euro che dovranno essere usati per premiare i docenti, soprattutto quelli impegnati nei territori a rischio educativo. Confermata anche la misura che permette la detrazione per un massimo di 400 euro all'anno per studente delle rette per la frequenza nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado. Mentre saranno 100.000 i precari che saranno assunti a tempo indeterminato a partire dal 1 settembre. Per quanto riguarda i contratti di supplenza, stabilito il limite dei 36 mesi, confermato invece il controverso articolo dei cosiddetti superpresidi, fonte di contestazioni da parte di docenti e sindacati. Ma l'approvazione della riforma alla Camera in attesa del voto al Senato è stata tutt'altro che semplice, non sono mancate le contestazioni. Deputato Bonafede, la espello dall'aula! La espello dall'aula! Il ministro dell'istruzione Giannini invece manifesta tutta la sua soddisfazione. Io guardi, credo che questo governo ha dimostrato nei fatti che l'apertura al dialogo non è un esercizio retorico, ma è qualcosa che avviene. Ma la battaglia prosegue, promettono le opposizioni pronte a scatenare la piazza. La difenderemo con la lotta! E parliamo ora di terrorismo perché è stato arrestato in provincia di Milano un cittadino marocchino di 22 anni ricercato a livello internazionale perché è sospettato di essere coinvolto negli attentati al Museo del Bardo a Tunisi che costarono la vita a 22 persone, tra cui 4 turisti italiani. Luciano Piscaglia. Si chiama Towil Abdel Majid, è un giovane marocchino di 22 anni. Era arrivato una prima volta nel nostro paese il 17 febbraio scorso su un barcone di immigrati con altre 90 persone. Identificato a Porto Empedocle ed espulso, il giovane è stato rintracciato ed arrestato ieri sera a Gaggiano, alla periferia sud di Milano, su mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità tunisine. È accusato di avere partecipato alla pianificazione e all'esecuzione dell'attentato e della strage del 18 marzo scorso al Museo del Bardo a Tunisi, dove un commando fondamentalista uccise 24 persone, tra cui 4 turisti italiani. Era stato identificato un mese prima a Porto Empedocle, nel febbraio del 2015, e munito di un provvedimento di espulsione. Abbiamo traccia della denuncia allo smarrimento del suo passaporto dopo i fatti dell'attentato. Da lì individuiamo i familiari, poi siamo arrivati a identificarlo ieri e a arrestarlo ieri. Come sia potuto rientrare in Italia dopo l'espulsione e dopo l'attentato a Tunisi è la domanda a cui devono rispondere gli inquirenti. A Gaggiano sono stati individuati la madre e 2 fratelli del latitante, tutti estranei ai fatti, e ieri sera, proprio nelle vicinanze dell'abitazione della madre, il giovane è stato individuato e fermato in un'operazione di Digos e Ros coordinati dalle procure della Repubblica di Milano e di Roma.
In difesa del giovane marocchino si sono levate le voci del fratello, secondo il quale dopo l'arrivo il 17 febbraio sarebbe sempre rimasto in Italia, e di una vicina di casa della madre che ha dichiarato di averlo visto a Gaggiano nei giorni dell'attentato a Tunisi. Torniamo ora sullo scottante tema delle pensioni. Flessibilità in uscita, cioè poter andare in pensione prima in cambio di una riduzione dell'assegno. E questa è l'ipotesi di riforma su cui sta lavorando il governo, e Giuseppe Caporaso ne ha parlato con l'ideatore della proposta, il sottosegretario all'economia Pierpaolo Beretta. Flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. Sta facendo strada la possibilità di far andare prima in pensione i lavoratori. La proposta avanzata è quella di ottenere la pensione a 62 anni invece dei 66 attuali, ma con una decurtazione del 2% per ogni anno di anticipo, con un'attenuazione per coloro che hanno versato più di 35 anni di contributi. È l'ipotesi elaborata dal sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, da inserire nella legge di stabilità. Quella di consentire che alcuni anni prima della fatidica soglia dei 66 si possa uscire, ovviamente con una rinuncia ad una parte della pensione. I calcoli vanno tutti fatti, perché è chiaro che si tratta di valutare bene l'impatto sulle singole persone, ma questo sarebbe una flessibilità vera che consentirebbe alle persone e alle famiglie di scegliere. Secondo lei si rischia però di avere pensioni e assegni previdenziali troppo miseri per queste persone? Ma si tratta di una libertà di scelta, dell'offerta di un'opportunità. Non sarà certamente obbligatorio andare via prima, bisogna però consentire che in molte situazioni le persone possano scegliere. Avete fatto già delle proiezioni? I conti reggerebbero? No, è ancora presto, dobbiamo fare dei ragionamenti molto approfonditi, abbiamo il tempo davanti, l'importante è che ci si lavori. L'occupazione intanto è tornata a crescere nel 2014, ma solo per i lavoratori più anziani, cioè per gli over 55, con 320.000 occupati in più, pari a un aumento dell'8,9%. Continua a calare invece per i più giovani, meno 46.000 posti negli ultimi 12 mesi per gli under 25 e meno 148.000 posti per gli under 35. Lo rileva l'Istat nel suo rapporto annuale, secondo cui aumenta anche il numero di famiglie in cui la donna è l'unica ad essere occupata. Nel 2014 la percentuale ha raggiunto il 12,9%, pari a 2.428.000 famiglie, contro il 9,6% del 2008, l'anno in cui è iniziata la crisi. E parliamo di calcio scommesse, perché si arricchisce di nuovi particolari. Lo scandalo legato proprio al calcio scommesse della procura di Catanzaro, arrivano infatti nomi di altre squadre che avrebbero alterato i risultati delle partite di Lega Pro. Tra queste anche la Salernitana, di proprietà del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Sentiamo Leonardo Possati e poi un commento del parroco di Polistena, Don Pino De Masi, profondo conoscitore della realtà calabrese, su cui l'Andrangheta purtroppo esercita ormai un controllo quasi capillare. Si allarga lo scandalo del calcio scommesse, sale infatti a 33 il numero delle partite sotto la lente degli investigatori. Alle 28 di cui si parlava ieri, se ne aggiungono altre 5 che riguardano la Salernitana, neopromossa in Serie B, l'Ascoli e il Benevento. Si tratta di partite combinate durante la stagione in corso. Gli investigatori sarebbero anche in possesso di alcuni pizzini sui quali vengono riportate le quote, i nomi delle squadre e la modalità delle giocate. In uno di questi foglietti inoltre c'è scritto: se ci beccano ci arrestano. Prosegue dunque il lavoro degli inquirenti, che martedì hanno chiuso la prima parte dell'operazione Dirty Soccer con 50 arresti tra presidenti e dirigenti di Lega Pro e Serie D, ma anche criminali di lungo corso, calciatori e personaggi legati alle 'ndrine della Calabria, come Pietro Iannazzo, considerato uomo di spicco dell'omonima cosca mafiosa di Lamezia Terme. Altro ruolo decisivo è quello dei finanziatori esteri. Sono loro che fornivano il denaro necessario per oleare i meccanismi di un sistema complesso come quello del calcio delle serie minori e dilettanti. Gli investigatori, nelle 1000 pagine dell'ordinanza, raccontano di un sottobosco criminale ben innestato nel mondo del calcio. Vi sono i presidenti e i direttori sportivi che sfruttano la loro posizione per combinare le partite e alterare il risultato, e in questo modo raggiungere guadagni che il calcio minore si sogna, cui i fatturati delle società sono minimi se non in perdita. Vi sono poi i protagonisti, i giocatori, il cui stipendio annuo non supera i 20.000 euro lordi. Per loro le scommesse sono un'occasione di incrementare lo stipendio. Dalle intercettazioni emerge dunque uno scenario squallido nel quale i vertici dell'organizzazione criminale, come Antonio Ciccarone, si vantano con i calciatori per le combine realizzate. Avviene ad esempio dopo Brindisi San Severo, finita 2-1, nella quale il portiere giallo-rosso è protagonista di alcuni episodi che a definire sospetti si è generosi.
il mondo del calcio è in grado di fornire ricchezza, perché è un buon luogo dove si può riciclare denaro sporco, dove ci si può guadagnare con le scommesse e via dicendo. Il consenso, essere presidente di una squadra, condurre una squadra, significa essere apprezzato dalla gente, essere visto bene dalla gente, quasi come un benefattore. Potere, perché essere presidente di una squadra significa avere contatti con imprenditori, col mondo della politica, e quindi non dimentichiamoci che siamo nella piana di Gioia Tauro, dove alcune squadre sono state addirittura confiscate, quindi è un mondo non nuovo. Ma il mondo è la cosa più grave che a noi interessa, che questo tipo di lavoro da parte della 'ndrangheta è un rubare passione, un rubare amore verso il mondo del calcio. Questi ragazzi, ecco, socialmente in una situazione di crisi come oggi, e in una società in cui il denaro diventa la cosa più importante del mondo, ecco, vengono attratti da tutto questo, e quindi assistiamo a questi tristi spettacoli con la complicità di questi ragazzi che erano arrivati nel mondo del calcio per divertirsi, per vivere la vita in modo pieno, e invece quel mondo diventa il luogo di morte, perché iniziano una carriera di corruzione che li porterà ad alcuni ad essere proprio elementi di spicco poi anche nel mondo delle mafie. Andiamo adesso a Ponte Mammolo, a Roma, dove ricorderete 10 giorni fa è stato abbattuto con le ruspe l'insediamento di immigrati visitato da Papa Francesco in occasione della visita alla locale parrocchia. A distanza di 10 giorni non è ancora stata trovata una soluzione per chi da tanti anni viveva lì. Sentiamo Silvia Vitelli. 9 giorni fa le ruspe inviate dal comune di Roma distruggevano le baracche. Oggi quasi tutti gli occupanti, un centinaio, in attesa delle strutture abitative insieme a autonomia, si sono spostati di fronte nel parcheggio di Ponte Mammolo. Ci sono loro gli stanziali di diverse etnie, insieme a quelli in transito verso l'Europa, quasi tutti eritrei. Nessuno vuole parlare, sono stanchi. Una settimana passato, televisione, cosa, questo. No, non cambia niente. Tutta settimana, per favore, già basta. Ola viene dai Balcani, è fortunata perché è una delle pochissime a cui hanno trovato un ricovero per la notte. Tutti gli altri dove dormono? A strada. È mio numero da Cassa Popolare 87. Da quando attendi la casa? 4 anni. E tu sei cittadina italiana da quando? Sì, 12 anni. È vero che questi della parrocchia di Santa Maria del Soccorso vi avevano avvisato che avrebbero buttato giù le vostre case? Loro venuti e San Egidio venuti prima, non lo sai, 2 settimane prima, e parlato, ragazzi, questo viene giù. No, nostri non credono. Tu neanche ci hai creduto. Io uguale. Non corre buon sangue tra loro, gli stanziali e quelli in transito. E loro trattano più buono come noi. Meglio di voi li trattano? Perché? È una guerra tra poveri, insomma. Ola spera adesso che qui, una volta rimosse le macerie, possa sorgervi un parco per i bambini. E ricorda ancora la visita che il Papa ha fatto loro lo scorso febbraio. Poi lui ha dato benefazione e io, Papa Francesco, Papa Francesco. E grazie a tutti gli italiani, dato mano per nostri poveri. Viva Italia! E questi viva italiani! Andiamo ora a Cannes, dove si sta svolgendo il Festival del Cinema. Proprio in questi minuti il tappeto rosso per il terzo film italiano in concorso, Youth, la giovinezza, del premio Oscar Paolo Sorrentino. Un film ambizioso e complesso che, a dispetto del titolo, parla in realtà più del futuro dei vecchi della nostra società. Il nostro inviato a Cannes, Fabio Falzoni, ha intervistato il regista Sorrentino e il protagonista Michael Caine. Vediamo. Sono personaggi che non che continuano a porsi domande rispetto al domani, e questo li pone in una condizione di libertà. Just your love.
È tutto positivo lo sguardo con cui il premio Oscar Paolo Sorrentino guarda i protagonisti del suo film. Loro giovani non sono: Michael Caine, un direttore d'orchestra che non suona più da quando la moglie si è ammalata, Harvey Keitel, un regista in cerca di riscatto e ispirazione. E poi ci sono i loro figli, i loro amori, quello che è stato, ma soprattutto quello che sarà. Non hai mai saputo niente di mia madre. Ti amava e quindi ti perdonava. Qualunque cosa accadesse, voleva stare con te. Ma chi eri tu? Everybody lives. Tutti i personaggi di questo film, ci ha detto il grande Michael Caine, hanno in qualche modo un velo davanti a sé. Gli altri vedono solo l'esterno, ma quello che c'è dietro loro lo sanno, lo conoscono. A mano che il film va avanti, questa rappresentazione si sfalda e viene fuori la verità. Come dice il film, nella vita le emozioni sono tutto e Sorrentino ce ne fa vivere tante, visive, con un'altissima perfezione formale, ma anche umane. Più o meno? Meno. Se dico amicizia, related to the movie, riferito anche a questo film, cosa le viene in mente? Yeah, well, friendship's the most important thing. L'amore, l'amicizia e la famiglia, continua Michael Caine, per me sono le cose più importanti al cinema e nella vita. Non ho dimenticato come si fa. Sorrentino questa volta fa discutere e viene accolto a Cannes da applausi ma anche qualche fischio, trattamento riservato anche alla grande bellezza, e abbiamo visto come sono andate a finire le cose. Di certo si tratta di un film complesso, filosofico e magari persino un po' presuntuoso, ma con un ottimo messaggio. Il tempo passa e la vita non smette di sorprenderci e offrirci nuove sfide, qualunque sia la nostra età. Ed è il momento del nostro TG Post. Questa sera Clara Iotosti ci racconta una storia europea ignorata per lungo tempo, quella dell'esodo dall'Istria di 350.000 italiani. L'occasione ci è stata offerta da uno dei viaggi della memoria organizzato per le scuole dal Comune di Roma. Da Re di Puglia alle Foibe fino alla Risiera di San Sabba, il dramma poco conosciuto del confine orientale italiano. Prima di salutarvi però vi ricordo che, se volete, potete rivedere il nostro telegiornale sul nostro sito TG2000. E che subito dopo di noi andrà in onda Giuseppe Caporaso con il suo Attenti al Lupo. Grazie per averci seguito e rimanete con noi.